Cari amici, eccoci ancora insieme. Questa puntata sarà dedicata a un argomento di cui si sta sentendo molto parlare e che riguarda un po' tutti noi, sia lettori sia operatori dell'informazione. Le cosiddette fake news, che sono appunto le notizie false, le notizie bufala. Tra l'altro, ho scritto su questo argomento un articolo per una rivista online del Partito Liberale, che è Rivoluzione Liberale, con cui appunto ho affrontato questa tematica. Una volta si diceva le palle, ok? Oggi però l'elemento che distingue la cattiva informazione che poteva essere fatta dai cosiddetti media classici, cioè TV, radio e carta stampata, risiede nella differenza del mezzo di diffusione, internet. In pochi minuti, in pochi istanti, una notizia, anche se falsa, o anche se caratterizzata da evidenti elementi di falsità, raggiunge in pochi secondi, in pochi minuti, in poche ore, milioni di utenti. Ovviamente a quella notizia non ci sarà mai né una rettifica né una smentita. E quindi ruotano, vagano in rete queste bufale che pongono il lettore, l'utilizzatore, di fronte a un costante interrogativo. Sarà verità o sarà bugia? Anche perché ci sono talmente tanti siti di informazione o di pseudo-informazione che appunto creano anche forte disorientamento. Tutti quanti noi sappiamo che da sempre i mezzi di comunicazione hanno un ruolo, non voglio dire fondamentale, ma sicuramente importante per quanto riguarda il condizionamento di usi, costumi, tendenze che possono essere di tipo alimentare, di moda e perché no, aggiungo anche un condizionamento, lo ripeto, non determinante, ma comunque esistente, per quanto riguarda le scelte elettorali. Pensate che cosa avviene quando, o sta avvenendo, quando ci sono le campagne elettorali, dove appunto anche notizie non veritiere, basta una foto, magari scattata in un determinato contesto, viene inserita in un articolo per raccontare tutt'altro. È chiaro che il lettore meno attento, meno avveduto, non ha neppure la capacità forse di distinguere la verità dalla finzione. E qua siamo tutti quanti chiamati in causa. Pensate per esempio alla questione dei vaccini, alle bugie in un senso o nell'altro che sono state scritte. Pensate a tutti i finti rimedi medici che vengono propinati attraverso internet, attraverso siti di dubbia legittimazione scientifica. E quindi anche ai danni che direttamente o indirettamente ciò può causare. Qualcuno ha detto, ha scritto, vabbè, ma nella nostra storia ci sono sempre state le notizie bufale, cioè le notizie false, le fake news, non, chiaramente non venivano chiamate fake news, e molti dicono, affermano, ma anche la storia che ci viene raccontata talvolta è condita da bugie. E questo, come dire, avvalora il fatto che effettivamente una bugia, come diceva qualcuno, ripetuta 3 volte può diventare anche verità. E questo è accaduto e accade, ahimè, nella quotidianità. Voi pensate, per esempio, a come è stato raccontato il processo di unificazione italiana, a come è stato raccontato e ancora viene raccontato. Per fortuna che oggi c'è un atteggiamento
di, come dire, rilettura della storia, come veniva raccontato il Regno delle Due Sicilie, o addirittura la città di Napoli, che forse molti non lo ricordano, ma nel 700 e anche nell'800, insieme a Parigi, erano le due città più importanti d'Europa. L'unificazione d'Italia. La storia la scrivono i vincitori, quindi chiaramente anche gli storici vicini ai vincitori, cioè ai Savoia, hanno scritto quello che volevano. E chi li andava a confutare? Chi li andava a contestare? Stessa cosa dicasi per il periodo storico del Novecento. Quindi queste cose, questi aspetti dovrebbero preoccuparci per ciò che leggeranno magari i nostri nipoti, perché nella galassia dei siti presenti sul web c'è tutto il contrario di tutto. Quindi diventa sempre più difficile discernere la verità dalla bugia. Ho letto di recente un saggio molto interessante da questo punto di vista, scritto nel lontano 1964 da Umberto Eco, scomparso di recente, e che è Apocalittici e Integrati, che è un saggio proprio che affronta le tematiche della comunicazione di massa, in particolare del linguaggio televisivo, dei personaggi televisivi, delle nuove tendenze. Addirittura vennero sdoganati, all'epoca qualcuno si irritò, qualcuno che aveva una concezione un po' elitaria della cultura, quando Umberto Eco nel suo saggio, che è diventato un classico della letteratura italiana, sdoganò i fumetti, per esempio, o sdoganò la Raffaella Carrà o Mike Bongiorno, perché Umberto Eco aveva capito prima degli altri probabilmente qual era la direzione che si stava prendendo, cioè che i mezzi di comunicazione di massa tendono a modificare anche i gusti dei cittadini. Ovviamente io non appartengo a coloro i quali puntano il dito contro a questo, a quella forza politica che tenta di immettere in rete notizie false, perché dietro c'è la Russia, c'è Putin. Guarda, cerchiamo di essere persone serie. Le palle che ci sono state raccontate in questi anni da fonti governative sono qualche cosa di, come dire, imbarazzante. Io ho cercato più volte, anche grazie a questa trasmissione, di evidenziare le bugie che ci sono state raccontate per quanto riguarda, per esempio, la raccolta differenziata, legata con la riduzione della tassa sui rifiuti. Voi avete sentito dei problemi, stavo dicendo una brutta parola, ma della confusione relativa alla TASI, che alcuni comuni hanno calcolato in maniera sbagliata. In alcuni comuni ancora c'è il problema rifiuti e quindi la tassa, non è vero che grazie alla raccolta differenziata è diminuita. Quante volte ci hanno detto che con la raccolta differenziata avremmo pagato di meno? Bugia, questa è una fake news, per me questa è una fake news. Quante volte hanno detto che gli inceneritori o termovalorizzatori sono dannosi, non aiutano, non si devono fare? Solo in Campania, chiaramente, solo in Campania, nel Lazio, in Sicilia, in Calabria, in Puglia, guarda caso. In tutte le altre regioni d'Italia ci sono, funzionano, così come in tante altre parti d'Europa, è un'altra fake news. Allora, con questo che cosa voglio dire? Che le bugie possono essere anche istituzionalizzate, quindi non dipende a volte dal canale che dà l'informazione, ma dall'informazione in sé, cioè da chi la pilota, da chi vuole che venga trasmessa una determinata notizia. Ovviamente il lettore si trova disorientato e quindi deve maturare una coscienza. Qualcuno voleva addirittura porre dei filtri, delle censure. Io non sono tra quelli che vogliono la censura, però secondo me, di fronte a certi eccessi, di fronte a certe situazioni anche degenerative
e degenerate, beh, un controllo, un authority, un controllo ci vuole. Perché noi giornalisti siamo, o altri operatori dell'informazione, siamo tenuti a rispettare delle regole, delle leggi, perché sennò ci becchiamo le querele, un codice deontologico, e tutto il resto, tutto l'universo mondo che scrive sui siti e dice fesserie, possono farlo. Allora c'è un doppio trattamento e secondo me questo doppio trattamento non è equo. Perché c'è chi deve rispettare le regole e chi invece le regole non le rispetta. Allora, questo non è libertà di stampa, questa è libertà di talvolta anche denigrare, offendere e soprattutto disinformare, che è una cosa molto grave. Con queste riflessioni vi lascio e alla prossima.